Buongiorno a tutti, sono Marta. Oggi andremo a realizzare un facilissimo e bellissimo progetto realizzato con Magica, utilizzando gli stick, perché ricordiamoci che invece Magica esiste anche in pellet, che visioneremo in un altro video. Ora concentriamoci appunto sul nostro progetto. Il progetto è molto semplice e spiegherà l'utilizzo della piastra, quindi la piastra utilizzata a secco e quindi con il nostro teflon indispensabile per questo progetto. Basterà semplicemente tagliare gli stickers e metterli a scaldare nella nostra piastra. Se utilizzerete anche il phon, questo per embossing, andrà lo stesso bene. L'unica attenzione sarà di tenere il phon a una certa altezza per evitare ovviamente che faccia volare via i pezzettini di Magica. Cominciamo ora a tagliare gli sticker di Magica utilizzando una forbice un po' robusta e tagliando gli sticker in maniera assolutamente casuale o a forma triangolare o a forma rettangolare. Una volta tagliati tutti i nostri pezzettini, li possiamo appoggiare sul tavolo per vedere più o meno la disposizione. Ne taglieremo anche uno un pochino più lungo che andrà come struttura, che ci servirà come struttura per il ciondolo. Accendiamo ora la piastra elettrica posizionando la temperatura abbastanza bassa, tra l'1 e il 2 della regolazione della piastra solitamente. Ovviamente dovrete fare degli esperimenti. La piastra dovrà essere calda ma non rovente, in modo che Magica si scaldi ma non bolla, perché non deve fare delle bolle, perché queste bolle si possono poi scoppiare, quindi rimanere il foro e può essere una cosa antiestetica. Ci servirà per forza un foglio di teflon, che è questo materiale particolare, da mettere sulla piastra antiaderente, perché comunque se Magica si dovesse scaldare troppo può essere che si sciolga e quindi attacchi direttamente alla piastra. Appoggiamo poi il pezzo di Magica più grande, quello più lungo, direttamente sul foglio di teflon e aspettiamo qualche secondo che inizi a sciogliersi. Quando Magica incomincerà a scaldarsi, potrete notare che gli angoli del taglio si cominceranno ad arrotondare. Quello è il segnale che ovviamente il prodotto si sta scaldando. Per essere più sicuri, basterà arrotolare, quindi piegare il teflon su se stesso per notare se la striscia di Magica è totalmente morbida. Mettiamo il primo pezzo di Magica direttamente sopra al pezzettino portante, a quello più lungo, e vedete che già anche il secondo comincerà a sciogliersi, a scaldarsi. Tenete sempre un pochino d'occhio la temperatura della piastra in modo appunto che il Magica non si scaldi troppo. Appoggiamo poi il secondo pezzo, aiutatevi magari con degli attrezzi possibilmente in metallo, quindi con delle punte in metallo, potrebbero essere anche delle pinze, delle pinzette eccetera. Mettiamo il secondo, poi il terzo e via così. Assolutamente a gusto personale, facciamo la nostra composizione. Ricordatevi, prima di lavorare con Magica, se si va a utilizzarla direttamente a contatto con le mani, è importante proteggersi le mani con dei materiali lubrificanti, ad esempio della vaselina o delle creme per mani, soprattutto se si hanno delle unghie smaltate o finte.
Ora ho finito la composizione, quindi ho appoggiato tutti i miei pezzetti di magica che avevo prima tagliato e posso andare adesso ad abbellire ulteriormente il mio ciondolo. Ho ritagliato dei pezzettini di catena strass e li vado ad appoggiare tra un pezzetto e l'altro. Sempre aiutandomi con delle pinze. È importante schiacciare leggermente la catenella all'interno proprio della magica, della composizione, in modo che direttamente si incastri, quindi che si agganci alla lavorazione stessa. Così non servirà la colla. Posso continuare la decorazione inserendo sopra ai pezzettini di magica degli strass Swarovski. Potrebbero essere anche dei charms in metallo, piuttosto che delle perle di vetro, di resina, di qualsiasi materiale. Magica è veramente un materiale aperto a qualsiasi combinazione. Dopo aver finito di decorare, posso realizzare un piccolo foro per appendere il ciondolo utilizzando un attrezzo metallico tipo un punteruolo oppure anche un ago. Tutta questa lavorazione io l'ho eseguita direttamente sulla piastra, mentre funziona, quindi sulla piastra calda, però potete anche lavorarlo direttamente sul tavolo, quindi toglierlo dalla piastra, appoggiarvi al tavolo sempre con il teflon e fare la vostra composizione come siete più comode. Togliere ora il nostro lavoro dalla piastra calda e lasciarlo asciugare, quindi lasciarlo raffreddare direttamente all'aria, ci vorrà qualche minuto, oppure per far prima possiamo accelerare il raffreddamento inserendolo in un contenitore di acqua fredda. Così si raffredda in pochissimi minuti. Così si raffredderà in pochissimi secondi. Il nostro ciondolo è pronto, basterà staccarlo dolcemente dal teflon ed ecco fatto.